Buonasera, siamo con l'onorevole Maria Margana. Oggi si parla di ATA, il Movimento 5 Stelle. Cosa fa per gli ATA? È un tema sempre molto poco considerato nel mondo della scuola. Si parla sempre di docenti, si parla sempre di precari, ma non si parla mai o si parla poco di personale ATA. Il Movimento 5 Stelle invece? Allora, il Movimento 5 Stelle ha dato sempre una particolare attenzione al personale ATA, sin da quando era proprio all'opposizione. L'ho fatto anche personalmente con diversi atti, riguardanti sia il personale ATA inserito nelle graduatorie in attesa del ruolo, sia di quelli di ruolo per il miglioramento delle loro condizioni, sia, di quei lavoratori come quelli che incontreremo oggi, che invece per anni hanno avuto dei contratti atipici, quindi di collaborazione coordinata e continuativa con il MIUR, e quindi non avevano anche le più semplici tutele, nonostante il loro servizio e le loro mansioni fossero praticamente uguali a quelle svolte dagli altri lavoratori contrattualizzati diversamente. Quindi, abbiamo dato sempre un'attenzione grande, anche perché il personale ATA è essenziale per il funzionamento di una scuola. Quindi, oltre naturalmente agli assistenti amministrativi, parliamo anche dei collaboratori scolastici. Sono figure praticamente essenziali, perché senza praticamente le loro funzioni è chiaro che non potremmo assicurare nemmeno l'apertura delle scuole. Che invece, ad esempio, abbiamo cercato sempre di ampliare, perché quindi anche nelle ore pomeridiane, soprattutto al sud, proprio per andare a colmare quella differenza purtroppo di offerta scolastica che c'è tra le regioni del sud e quelle del nord, e che poi rispecchia, diciamo, anche nei diversi dati che abbiamo riguardo alla dispersione scolastica, perché al sud raggiunge delle percentuali alte, mentre al nord, grazie al tempo pieno e quindi anche alla funzione del personale ATA svolto nel pomeriggio, queste percentuali sono notevolmente inferiori. Onorevole, ha parlato di nord-sud, è un tema caldissimo, è quello della regionalizzazione dell'autonomia differenziata. Il Movimento 5 Stelle da questo punto di vista è chiaro, no alla regionalizzazione, la scuola pubblica è unica e non deve essere divisa. Ma il timore è quello di davvero una battaglia finale sul tema della regionalizzazione, cioè è davvero possibile che questo tema possa concludersi l'avventura del governo? No, intanto già abbiamo ottenuto un risultato importantissimo, che è quello proprio dello stralcio dell'articolo che si riferisce appunto alla regionalizzazione della scuola nell'ambito appunto del provvedimento di riferimento nell'ambito del Consiglio dei Ministri. Quindi penso che questo è un risultato importantissimo, che proprio abbiamo cercato di ottenere in tutti i modi, perché per noi diciamo, è sacro il principio costituzionale della scuola pubblica. Anzi, dobbiamo lavorare per implementare gli aspetti che riguardano proprio la pubblicità e l'accesso appunto da parte di tutti alla scuola, perché ancora ci sono delle discrepanze sempre tra regioni. Collegandoci a quello che dicevo prima, da noi, ad esempio, i servizi scolastici sono deficitari. Pensiamo agli asili nido, pensiamo alla mensa scolastica, anche l'assistenza specialistica, molto spesso per gli alunni con disabilità, diciamo che risente appunto di politiche non strutturali a livello locale. Quindi è chiaro che i servizi, ecco, vanno potenziati, e questo va fatto cioè andando a colmare le differenze che ci sono e non inasprendole, come invece sarebbe accaduto se questo progetto fosse andato avanti. Invalsi, maturità, due dati contrastanti. Sì. Da deputato, da diciamo attenta osservatrice del mondo della scuola, che idea si è fatta?
perché la maturità dice che al sud ci sono tanti centri e lode, gli invalsi invece dicono che gli studenti del sud sono in difficoltà sulle materie scientifiche. Ecco, non dico che la verità sta nel mezzo, però secondo lei cosa si può fare davvero per migliorare il livello di preparazione degli alunni italiani, in particolare nelle materie scientifiche, dove diciamo rispetto ai altri paesi, i paesi asiatici o anche quelli americani, l'Italia è abbastanza in ritardo? Domanda interessantissima, ti ringrazio. Io penso che bisogna, allora, naturalmente l'argomento è molto ampio, però focalizzerei l'attenzione su due aspetti. Intanto che parliamo di strumenti, diciamo, di valutazione molto diversi, quindi quello degli invalsi, che utilizza delle domande insomma molto circoscritte, quindi abbiamo delle risposte diciamo chiuse, quindi molto spesso non magari si riesce a capire se effettivamente la risposta che viene data dall'alunno è frutto di un ragionamento logico oppure di prove per tentativi ed errori. E poi abbiamo quello invece l'esame di maturità, che è proprio dove abbiamo anche la parte ad esempio del colloquio, oltre alla parte in cui il candidato può esprimersi molto più liberamente. Quindi io penso che bisogna mediare tra le valutazioni e poi partire, quello su cui stiamo puntando molto è poi il progetto diciamo di miglioramento a seguito dei risultati, perché non può essere fine a se stessa la valutazione, deve servire poi a supportare la scuola attraverso quindi diversi strumenti forniti dal MIUR in un progetto di miglioramento. Il ministro Bussetti in una delle sue tante interviste parlava del fatto che al sud ci sono troppi centri e lode, bisognava cambiare il livello di valutazione. Infatti quest'anno ci sono le griglie a livello nazionale, quindi per lui, almeno a detta del MIUR, una maggiore omogeneizzazione del giudizio. Ecco, si è già fatto tanto o si può fare ancora di più su questo aspetto, secondo lei? Si può senz'altro migliorare, ma guardando a questi dati in maniera più critica e meno superficiale, come magari spesso si tende a fare, proprio in virtù appunto di quello che dicevo prima, che sono prove molto diverse fra di loro, che concorrono comunque a prendere atto di una situazione che comunque poi va gestita, quindi con una progettualità a lungo termine, che deve coinvolgere tutte le componenti della scuola, dal dirigente agli insegnanti, anche i genitori, è importante anche la valutazione dei genitori, nonché degli studenti, per cui il cammino sicuramente deve proseguire verso il miglioramento sia delle tecniche di valutazione che di conseguenza dell'aspetto formativo. L'ultima domanda gliela faccio su un aspetto che noi come tecnica della scuola notiamo ogni giorno. Voi con i social siete fortissimi, l'attività del Movimento 5 Stelle sulle piattaforme Facebook e Twitter è straordinaria. Noi vediamo però ogni giorno una sorta di quasi polarizzazione, da una parte i dirigenti scolastici, dall'altra parte i docenti. Ogni volta noi mettiamo degli articoli che tendono sempre a mettere, possiamo dire, a trarre qualche aspetto del dirigente scolastico, e vediamo sempre i docenti che attaccano. Ecco, ma perché secondo lei nella scuola non si attua veramente un'unione tra dirigenti scolastici e docenti? Secondo lei la colpa è più dei dirigenti o dei docenti? Il buon funzionamento della scuola dipende appunto da una complicità, da un'unione, dalla collaborazione di queste due figure, entrambe essenziali, perché comunque il dirigente può fare la differenza
nelle scuole lo vediamo appunto anche in quei territori, ad esempio, che possono comunque essere deficitari da tanti punti di vista, laddove c'è un dirigente lungimirante, un dirigente che fa squadra con i docenti, allora si hanno delle eccellenze. Ho visitato ad esempio una scuola a Gela, quindi parliamo di un territorio dove ci sono le più alte percentuali di dispersione scolastica, dove invece il dirigente, appunto promuovendo anche tecniche di insegnamento innovative con i docenti, è riuscito praticamente a diminuire sostanzialmente questo dato e a motivare sia docenti che alunni appunto all'apprendimento attraverso queste diciamo tecniche, aderendo ad esempio alla rete Book in Progress, ecco, quella quindi che consiste nella costruzione, diciamo nell'elaborazione dei libri direttamente da parte dei docenti, quindi rispondendo molto di più alle esigenze e alle potenzialità degli alunni. Questo è un esempio, naturalmente poi dipende anche molto dai docenti, che devono essere appunto disponibili a collaborare e con gli altri docenti e anche a raccogliere queste iniziative da parte dei dirigenti. Perfetto, grazie mille onorevole, davvero. Grazie.